Buonasera a tutti. Beh, innanzitutto grazie. Grazie per questo invito. Ringrazio in particolar modo Monsignor De Luca, per noi Don Gianfranco, perché con lui abbiamo vissuto momenti davvero importanti a Teramo e soprattutto alcuni legati proprio alla figura di Giovanni Paolo II. Quindi essere qui questa sera per me è una duplice, se non triplice, emozione. Ricordo in particolar modo l'esperienza che abbiamo vissuto al Giubileo del 2000, dove noi siamo stati chiamati proprio a svolgere il compito di volontari, quindi svolgere un servizio per le milioni di persone che sono venute ad incontrare il Papa in quei giorni. Un evento, una manifestazione che ha cambiato la vita di tutti noi. E quindi veramente un ricordo bellissimo ed è un piacere essere qui a ricordare questa figura, quella di Giovanni Paolo II, per la quale poi abbiamo vissuto anche una bellissima esperienza nell'andarlo a salutare nei giorni in cui si sono celebrate le esequie, i saluti a Giovanni Paolo II. Abbiamo fatto ben 19 ore di fila e ricordo esattamente tutti i momenti proprio anche di condivisione che abbiamo vissuto e di preghiera vissuti in quei giorni. Quindi è veramente ecco, un riscoprire quelle vecchie emozioni veramente intense. Allora, io oggi vi parlo su questo argomento, il patto educativo e i luoghi di aggregazione. Un pochettino parto dalla mia esperienza sportiva di presidente provinciale del CSI Teramo, ma come è stato detto sono stato anche per tanti anni, per 10 anni presidente regionale fino a pochi mesi fa e ancora oggi insomma vivo l'esperienza pienamente del centro sportivo italiano, soprattutto a livello territoriale, dove poi si vivono e si respirano le emozioni e le esperienze più belle a contatto con le persone, no? E quindi vi ho riportato questa immagine, che è un'immagine scattata, come potete ben vedere, a San Pietro, dove abbiamo alcune persone che sono sacerdoti o seminaristi, in questo caso, che partecipano ad un campionato che il nostro amico Daniele è protagonista nell'organizzazione, lo scoprirete dopo, e si chiama Clericus Cup. È un campionato che è stato inventato proprio dal CSI per far vivere ai sacerdoti l'esperienza sportiva, per far capire loro com'è importante la pastorale sportiva come strumento di crescita, facendogliela vivere proprio su di loro. E ho utilizzato questa immagine per porci una domanda: è meglio parlare di sport cattolico o di cattolici impegnati nello sport? Beh, diciamo che attualmente quello che la pastorale sportiva appunto afferma è che non c'è un vero e proprio sport cattolico, non c'è un settore che fa fare lo sport ai cattolici, al di là di questo bellissimo evento che viene organizzato a Roma, ma esiste l'impegno dei cattolici nello sport. E questo è un tema molto importante, sia per lo sport, sia per tutti gli altri campi di applicazione e di servizio nei quali voi operate, perché è fondamentale capire che gli sportivi operano in tutti i campi e fondamentalmente i cattolici che si trovano ad esempio a ricoprire ruoli all'interno di una federazione sportiva sono chiamati a testimoniare il loro essere cattolici al di fuori di un contesto cattolico e la vera sfida è proprio quella di testimoniare la propria esperienza di fede in un campo diverso da quello che può essere una chiesa, una parrocchia, no? E questo penso possa essere insomma riportato come esempio a tutti noi. Qual è il tema distintivo? Il tema distintivo dell'ispirazione cattolica, dell'ispirazione cristiana, è quello della centralità della persona. Cioè la persona è al centro del nostro servizio. Io qui vedo diverse divise anche di diverse realtà di soccorso, di protezione civile e quant'altro. Ma perché noi svolgiamo questo servizio? Perché noi svolgiamo questo servizio nello sport o in altri campi? Lo facciamo perché ci sta a cuore la persona. Non ci sta a cuore magari il risultato sportivo, non ci sta a cuore
portare diciamo a termine un evento, se questo non serve alla persona, alle persone che noi andiamo ad assistere, che noi andiamo a servire. E questo non è un dettaglio, attenzione, perché avere a cuore la centralità della persona significa accoglierla, significa avere una relazione, non essere lì a svolgere il proprio ruolo in maniera asettica, in maniera fredda e senza dare un valore aggiunto. Beh, in questo caso lo sport è strumento a servizio della persona, non è la persona ad essere asservita allo sport. Lo abbiamo visto in tanti casi a livello sportivo dove lo sport viene addirittura utilizzato in maniera estrema, dove le persone subiscono anche delle mortificazioni personali pur di raggiungere i risultati. E questo è ciò che non deve assolutamente accadere. Lo sport deve essere strumento di crescita, strumento educativo. Tutto questo si pone anche al centro di un rinnovato interesse culturale, filosofico, sociale e teologico che prende il nome di umanesimo. L'umanesimo non è altro che appunto ciò che pone al centro l'uomo, in questo caso lo definiamo in persona, per il conseguimento del bene comune, per il superamento dell'individualismo e della competizione esasperata, che in questo momento è un atteggiamento che purtroppo sta prendendo sempre più piede. Quindi tante persone, anche a livello europeo e mondiale, mi viene da dire, si stanno ponendo questo obiettivo di riportare al centro del dibattito questo tema dell'umanesimo. Ad esempio noi ci poniamo come obiettivo quello di sviluppare questo umanesimo sportivo. Umanesimo sportivo che comporta la promozione di un'attività sportiva che abbia un forte radicamento etico, sia sul piano manageriale che su quello tecnico, e quindi che poggi su solide basi formative. La formazione per gli sportivi che intendono fare dello sport uno strumento educativo non è un accessorio, non è un optional. La formazione degli operatori, dei dirigenti, la formazione di tutte le componenti che operano nel mondo sportivo è una questione obbligatoria, cioè impegnarsi prima di tutto per accrescere le proprie competenze deve essere un obiettivo primario dello sport, degli operatori sportivi, per poi portare questa esperienza sul campo e permettere appunto una crescita delle persone che gli sono affidate. Per queste finalità ci stiamo da molti anni ormai battendo per lo sviluppo di luoghi educativi dello sport, cioè luoghi concepiti proprio per la crescita delle persone, luoghi che abbiano innanzitutto la sicurezza, perché molto spesso anche nelle parrocchie non ci sono quei requisiti di sicurezza che sono fondamentali. E quindi bisogna porsi innanzitutto questo problema e sottolineare che è necessaria una crescita anche sotto il profilo dell'impiantistica e delle strutture che accolgono i giovani, anche perché i giovani stessi sono abituati adesso ad un livello molto più elevato e chiaramente quando devono essere accolti in contesti assolutamente adeguati. In Italia il tema dei luoghi educativi dello sport è abbastanza sviluppato in quanto vengono chiamati spesso patronati, centri aggregativi, circoli sportivi parrocchiali, ma soprattutto sono gli oratori. Possiamo definirli come tutte le realtà che coinvolgono i ragazzi, che coinvolgono appunto i ragazzi in realtà non solo sportive, ma anche per fare i compiti, anche per fare tutte quelle attività che magari i piccoli centri di periferia non hanno tutti i servizi, e quindi spesso a fianco alla chiesa crescono attività che vanno a supplire delle esigenze proprio del territorio. Proprio Giovanni Paolo II afferma che è bello quando in parrocchia c'è il gruppo sportivo, se non c'è un gruppo sportivo in parrocchia manca qualcosa. Ma questo gruppo sportivo deve essere impostato bene, in modo coerente con la comunità cristiana,
se non è coerente è meglio che non ci sia. Io vedo che qui, insomma, ho visto che esiste un gruppo sportivo in questa parrocchia ed è sicuramente, anche per come ne parlava il parroco, sicuramente un punto di orgoglio per questa realtà, e sono molto contento che ci siano realtà ancora attive sotto questo aspetto. In particolar modo la Santa Sede, qui abbiamo uno degli autori, quindi lo possiamo, diciamo, è una serata particolarmente significativa anche per questo. Il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita ha prodotto un documento sullo sport che si chiama Dare il meglio di sé, e questo documento chiarisce qual è la visione cristiana dello sport e della persona. Non mi soffermo tanto su questo, abbiamo appunto Daniele Pasquini qui vicino a me che sicuramente poi saprà esprimere importanti concetti, però volevo citarlo perché è un testo, per chi volesse approfondire, un testo importante, insomma vi invito a leggerlo. Vi faccio un attimo un quadro di quella che è la situazione degli oratori in Italia, con molta sintesi nei due minuti che mi sono preso. Molti pensano che gli oratori siano dei luoghi ormai desueti, non più esistenti, marginali. In realtà esiste uno studio che è stato fatto qualche anno fa sulle realtà parrocchiali, sui luoghi educativi in parrocchia, che afferma dati abbastanza importanti. Anche se diciamo, ovviamente ci sono zone in cui sono più presenti, come ad esempio nel nord, nel 97% abbiamo uno spazio al di là della chiesa stessa, e qui abbiamo un elenco di quelle che sono le organizzazioni che operano dentro le parrocchie, le realtà più citate dal questionario che è stato proposto da Ipsos. Appunto, nella statistica che è stata effettuata, il 52% delle diocesi intervistate ha un coordinamento diocesano per gli oratori. Se non è previsto, per il 74% degli intervistati sarebbe utile averlo. Il 73% ha proposte di formazione indirizzate agli oratori. In quasi tutte le diocesi vengono organizzati incontri con i responsabili degli oratori almeno una volta l'anno. Qui sono riportati alcuni altri dati, insomma, quelli che aprono quotidianamente sono l'88%, mentre il 7% sono quelle che aprono solo nel weekend. Ovviamente ci sono anche delle differenze tra Nord, Centro e Italia, ma insomma sono dati importanti. Tra le attività svolte in gran parte delle diocesi, nell'83% dei casi, vengono svolte attività sportive. Al secondo posto abbiamo il doposcuola, e via via tutte le altre attività che si possono svolgere all'interno di un contesto, in questo caso parrocchiale. Sul dato diciamo degli oratori presenti in Italia esiste una stima, perché non tutte le parrocchie hanno risposto al questionario, quindi il dato oggettivo è di 5.600. Poi, in base alle diocesi che non hanno risposto al questionario, Ipsos ha fatto una stima che afferma che ci sono in Italia 8.200 oratori, quindi 8.200 luoghi educativi in parrocchia. E, insomma, questo è un dato che assolutamente può darci fiducia, perché significa che l'oratorio non è una struttura, non è un luogo che ha cessato di esistere. Sebbene non se ne parli più, sebbene nella comunicazione pubblica non sia più presente, ma è anche, diciamo, le parrocchie fanno fatica a tenerli aperti, c'è una maggiore difficoltà, ma è una realtà esistente, è una realtà che di cui va tenuta in considerazione. Abbiamo diverse tipologie di oratori. Abbiamo riportato una foto di un luogo un po' angusto, no? Un luogo dove i parroci magari fanno di necessità virtù e cercano di sfruttare tutti gli spazi possibili per
dare un luogo di divertimento e di svago ai propri giovani. Qui c'è un cortiletto proprio con i muri strettissimo. Ma vi devo dire, perché li ho visti, che in Italia ci sono strutture oratoriali che hanno delle dimensioni stratosferiche, hanno delle dimensioni importanti, dove sono stati fatti importanti investimenti. Qui io per esempio riporto l'oratorio Paolo VI di Cernusco sul Naviglio, dove siamo stati in più occasioni, che ha un'aula convegni da 500 posti, dove vengono celebrate le convention di alto livello e dove esistono 3 o 4 campi da calcio, esistono palestre. E questo ovviamente è l'oratorio del Nord Italia, l'oratorio lombardo, che ha anche delle caratteristiche, un po' la terra di Daniele, quindi che conosce molto meglio di me, dove l'oratorio ha anche una dimensione strutturata, dove ci sono dei dipendenti. In questo oratorio c'è l'amministratore delegato, cioè cose che ovviamente fa anche un po' sorridere, no? Ma diciamo, quando poi si sceglie di fare le cose in un certo modo, in maniera strutturata, e ci sono le risorse e le possibilità, è chiaro che questo viene anche fatto. Abbiamo anche un caso non troppo distante da noi. Questo è l'oratorio San Giovanni Bosco dell'Aquila, che è gestito appunto dai Salesiani, che dopo il sisma ha avuto una rinascita importante e ha delle strutture anch'esse di primissimo livello, dove vengono quotidianamente svolte gare di campionati sia federali che di enti di promozione sportiva. Qui ho riportato alcuni enti, alcune organizzazioni che svolgono diciamo, lo sport sotto il cappello della Conferenza Episcopale Italiana, che ha un proprio ufficio che si chiama Ufficio Nazionale per il Tempo Libero, Turismo, per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport, che ha riconosciuto alcuni enti, quali enti di ispirazione o di animazione cristiana. Tra questi ovviamente cito quelli di promozione sportiva, che sono il Centro Nazionale Sportivo Libertas, le Polisportive Giovanili Salesiane, che credo sia realtà che è presente qui, l'Unione Sportiva Acli e il Centro Sportivo Italiano, di cui noi siamo due esponenti territoriali. Il CSI è quello che, diciamo, numericamente il più grande, ha 1.300.000 tesserati in Italia, più di 13.000 associazioni sportive affiliate, è una grandissima organizzazione, appunto, che è nata proprio per accogliere lo sport per le diverse fasce di età, quindi a partire dai 0 anni, abbiamo bambini che vanno in piscina a 3 mesi, no? Sono già tesserati al CSI, e abbiamo anche centenari che fanno attività ginniche, che fanno qualcosa per stare in forma. Quindi abbiamo anche un universo di associazioni sportive, di soggetti sportivi che lavorano per consentire diciamo, la crescita dello sport sul territorio e all'interno delle parrocchie. Ovviamente per fare questo è necessario un patto educativo, è necessario che si generi una relazione tra le diverse componenti della società, in questo caso la famiglia, che è il nucleo primario, il nucleo anche educativo primario, deve fare rete con quella che è la scuola, la parrocchia, le istituzioni, le associazioni sportive e quelle non sportive. Cioè è necessario generare questo nuovo patto educativo per promuovere qualcosa di coordinato, dove non ci si fa la guerra, dove non si è in concorrenza, ma dove tutti lavorano per un unico obiettivo, quello di consentire la crescita delle persone, in particolar modo dei ragazzi. Quindi questo è fondamentale, e penso che la parrocchia, la chiesa, possa essere un buon catalizzatore di questa fusione, di questa grande, diciamo, rete di collaborazione territoriale. Ne abbiamo esperienze, ne abbiamo viste, diciamo, di realtà che riescono a mettere insieme tutte queste esperienze
con l'unico scopo non di crescere essi stessi come associazione per guadagnare un iscritto in più, ma sicuramente per permettere a tutte le persone di trovare un luogo dove possano esprimersi al meglio, no? E questo è un dato fondamentale. Io insomma vado a concludere ritenendo che appunto l'impegno dei cattolici impegnati nella società è fondamentale perché oggigiorno si avverte proprio la necessità di sfuggire da quell'individualismo che ci sta contagiando in maniera esasperata. C'era il filosofo Bauman che affermava, no, questa è una società liquida, una società dove non ci sono più riferimenti, dove ognuno appunto punta alla propria crescita, alla propria individualità, senza badare all'altro, dove siamo tutti antagonisti, no? Dove nessuno può essere più considerato compagno di squadra. Io credo che i cattolici possono insegnare questo, portare questa esperienza nella società civile, facendo riscoprire anche quel concetto di comunità a cui è stato fatto cenno all'inizio, no? Perché se non lo facciamo noi è difficile che questi possano essere valori, principi veicolati da qualcun altro. Insomma, io credo che questo debba essere il nostro impegno e come insomma ci diceva anche Papa Francesco nell'incontro che il CSI ha fatto qualche anno fa con lui in Piazza San Pietro, è sicuramente meglio una sconfitta pulita, quindi è sicuramente meglio lavorare ma magari non raggiungere quell'obiettivo che ci siamo posti piuttosto che una vittoria sporca. Quindi la lealtà nelle relazioni, la lealtà nei rapporti, è sicuramente dall'incontro con l'altro che possiamo raggiungere uno sviluppo personale e della nostra società, della nostra comunità. Quindi diciamo con questo messaggio, con questo augurio vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a chi mi seguirà.